ancora tango e ancora San Vincent Tango. Continuano le chiacchierate con gli artisti del Festival della Valle d'Aosta, giunto all'edizione numero 11. Nelle ultime puntate di Tango Magazine vi avevamo proposto orchestre e cantanti. Il Quartetto Picciuco, Ruben Peloni, Iperan Ensemble, con il cantante Carlo Sabiaghe. Ma quest'ultimo non era solo. In questa edizione di San Vincent Tango, l'orchestra Iperan Ensemble ha portato con sé un chitarrista e cantante argentino di nome Daniel Chazarreta. Daniel vive a Firenze e vanta la collaborazione con diverse orchestre, non solo di tango, e dal 2011 infatti collabora nei concerti di Vinicio Capossela. Al Palais di San Vincent abbiamo avuto l'opportunità di vederlo e apprezzarlo come chitarrista e come cantante. Quindi Daniel, Iperan Ensemble con due cantanti. Due cantanti, sì. Io sono Daniel Chazarreta, chitarra e voce anche, insieme a Carlos Aviaghe, grandissimo cantante. Abbiamo fatto anche dei brani a due voci. Molto bello, molto, diciamo, concerto e poi milonga, dove tutti hanno ballato, diciamo, quindi molto contenti, diciamo, per il pubblico. No te olvides de mí, de tu cruce. Me dijiste al besar el Cristo que... Quando hai cominciato a suonare la chitarra? Ho cominciato a suonare da tanti anni. Ora farò 38 anni, ho cominciato a suonare da 6. Del tango in Argentina, io sono rosarino, quindi città di tango anche, quindi il tango sempre nelle mie vene, diciamo, nel mio anima, diciamo la chitarra del tango con grandi referenti come Roberto Grela, Juanjo Domínguez, il duo Salgan del Lío, diciamo grandi chitarristi, diciamo la chitarra c'è tantissimo nel tango, Cacho Tirao, che ha suonato con Astor Piazzolla anche. Certo che suonare e cantare con Iperan Ensemble penso sia una grande occasione. È un'esperienza molto interessante perché è un'orchestra, diciamo, che a livello europeo e anche internazionale, diciamo, è un'orchestra che esiste da tanti anni, 26 anni, 25 anni forse hanno loro. È una responsabilità, diciamo, no? Perché a livello europeo e italiano è una delle orchestre, diciamo, più importanti. Com'è l'esperienza di cantare in due? In questa occasione, appunto, come dicevamo, con Carlos Sabiaghe. Sì, cantare in due, diciamo che in Argentina si vede questo, diciamo i duetti ci sono, diciamo ora non so se tanto, ma nel periodo del tango negli anni 50 si faceva tantissimo, diciamo, no? Dei due cantanti che suonavano insieme, no? O cantavano insieme, questo si vede, sì sì. Daniel, quali sono i tuoi programmi futuri? I miei programmi futuri, io, diciamo, sono a Firenze, quindi musicalmente lì in Toscana, diciamo che sono tantissimo, quindi diciamo che sono sempre in quella zona là. E poi girare tanto anche con l'Iperion, con altre orchestre, diciamo, con altri progetti, diciamo, musicali che riguardano il tango e non solo. Vuoi dare un consiglio a chi ama cantare e a chi vorrebbe avvicinarsi al bel canto? Io, diciamo, inviterei a tutti, soprattutto, diciamo, i musicisti, a quelli che si vogliono avvicinare al mondo del tango, non solo del ballo, sino anche della musica, che è molto interessante, una musica ricca ritmicamente, armonicamente, melodicamente, diciamo, con delle melodie splendide, diciamo. Sì, diciamo, voglio invitare a tutti a avvicinarvi al tango, come no, sia nella danza che nella musica,
diciamo, il mio consiglio è uno che vuole iniziare a suonare tango, di ascoltare tanto tango, diciamo, anche di venire alle milonghe, anche se non balla, venire ad ascoltare il tango, perché no, diciamo. Che dulce encanto tiene tu recuerdo, merceditas, aromada, florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los triganes, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con la ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue.